Nelle gare sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento. Queste graduatorie sono utilizzate sia per l'assunzione in ruolo che per le supplenze, ovvero i contratti a tempo determinato. Le GAE sono strutturate su base provinciale, aggiornate ogni 3 anni e sono chiuse all'inserimento di nuovi aspiranti. In pratica un neolaureato non si potrà iscrivere. Le GPS valgono 2 anni e consistono in 2 fasce di appartenenza. La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di abilitazione per le graduatorie dell'infanzia, primaria, primo grado e secondo grado e personale educativo, specializzazione per le graduatorie di sostegno. La seconda fascia è per gli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente. Le GPS servono per coprire le supplenze fino al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche.